Più che una risposta è stata una non risposta alla testa di uno struzzo che sta cercando di andare sempre più in profondità. Noi dobbiamo stanare chi non vuole lo sviluppo sostenibile della nostra Abruzzo e soprattutto questi mezzi che sono stati utilizzati nella conclusione della... Conferenza dei servizi, eh, che non esito a definire eh, vergognosi, davvero incredibili, per chi come me si è occupato per diversi anni di conferenza dei servizi, credo che sia stato un caso più unico che raro, evidenziano una, una, un tentativo tanto accelerato quanto, quanto anche maldestro di accelerare sulla conclusione di un procedimento che ha molte falle. Sarebbero due leggi, tra l'altro, che potrebbero andare e correre in favore della Regione. Sì, per quanto ci riguarda sono due leggi che non sono state osservate. Testualmente il rappresentante del governo ha detto che non le condivide e le leggi o si applicano o non si applicano. Anch'io non condivido talune leggi dello Stato, ma evidentemente essendo in un, in un regime democratico eh, io sono tenuto a rispettarle e a farle rispettare anche nel mio mandato istituzionale. Nelle prossime ore tornerete ad occuparvi anche della vicenda del Parco della Costa Teatina, ci sono delle novità? Nelle prossime ore io credo che il governo più che possa debba eh, occuparsi della vicenda del Parco della Costa Teatina arrivando all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la sua istituzione, eh, ripeto, del Presidente del Consiglio dei Ministri perché la pratica, fra virgolette, è in quell'istituto, non presso il Ministero dell'Ambiente, una riunione quella di oggi che è stata eh, convocata al ministro Galletti a cui io eh, ovviamente non partecipo perché non, non la ritengo eh, utile